facciamo tutti il patrimonio? Sì. Pensiamo. Sto all'estrema destra, siccome c'è il sole qua tengo la videocamera un po' inclinata così. È uguale, semplicemente io sto all'estrema destra. Ah, ma non detensionato la fune del Golf, solo del Golf 2 però. Golf 1 è ancora in tiro. Oh, ok. Mi fa strano prenderla con questo scenario qua. L'ho sempre presa da sciatore. No, in realtà la pedone l'abbiamo presa una volta, qua un po' di anni fa. A me fa strano vedere verde per terra. Perché guarda, dopo... il resto dell'Italia è giallo. Esatto.
incredibile, guarda, vedere questi che tagliano. Noi siamo a tagliare giallo praticamente, ma in giro, faccio il giardiniere, quindi... Da noi in Appennino quest'anno non vengono le more, perché da verdi passano a secche. Non sono riusciti ad avere l'ultimo, i fichi sono piccolissimi. Ma anche orto, qualsiasi cosa che uno pianta, è veramente sia temperature sia mancanza d'acqua. Quindi le due cose insieme sicuramente, ecco, non aiutano. Visto che rispetto alla resa dell'anno scorso. Seggiovia Paolina, Agamatic anno 1996, con seggiole del 2016, che hanno sostituito le vecchie Skydancer, sostituite perché, usiamo un eufemismo, erano indecenti. Primo impianto qui è stata una monoposto Carlevaro del 1950, revisionata da Leitner nel 65, mi pare, con i sostegni che si alternavano, i tralicciati Carlevaro con gli scatolati Leitner. Poi sostituita nel 78 da una biposto Zenella, durata fino al 96, quando poi hanno fatto questa. Che bello il campo da golf, lo tengono bene. Bellissimo. Sembra proprio un campo da golf. Il green, io sono passato, c'era uno che tirava e tipo l'ha mandata proprio fuori campo, era lì sul bordo del green, ha tirato una boom, no, ha svirgolata. Non è che ero io, no, che poteva essere, no. Ma tu giochi a golf? No, però con l'abilità che ho nel tirare palle, cioè, da altre parti mandi fuori le palline anche quando non le stai tirando. Esatto, qualche volta. Questa parte qui è così, con l'erba alta tagliata. Sì. Ah, devo ancora tirare su. Penso di sì, quello marrone sì. Però è poca roba. È tipo l'hanno tagliata. L'hanno tagliata da poco, l'hanno lasciata lì. Oppure non possono tirarla su quando ci sono gli impianti in funzione, faccio per dire. Ah, perché. Quindi dovrebbero venire in momenti. Esatto, dopo le 18. Esatto, quando non va, faccio per dire. Perché poi adesso non so come sia la proprietà qua, però penso. Ma credo sia praticamente, formalmente sono proprietà diverse, ma riconducibili, esatto, a una persona sola. Tranne, non so come sia l'autorizzazione per. Per la verità lo fanno, no, non fanno testo, i due ski lift là e la seggiovia qui a destra. Il resto è tutto di uno. Non faccio nomi, ma. Però bisogna dire che la montagna è sempre bella e verde, eccetera, però tenuta così sembra un parco inglese. Ah sì, è un po' meno originale. Sembra proprio. Questa è la strada del Passo Nigra. Non vedo pascolo, capite? C'è, cioè, una cosa del genere mi sembrerebbe. Esatto. Invece no, è un parco. Come l'Alto di Siusi, vedevo una. Quello è un altopiano. Infine stavo pensando se tu avevi in mente un percorso che può essere adattabile alle tue ragazze, e preferisci fare quello, per noi è lo stesso. Nel senso che allora uno parte da Roda di Vaella e fa circolare qua, quindi arriva la torre da diciamo una torre finestra, torna giù di qua. Ma facciamo anche tutta, perché farla tutta, comunque la parte finale è quella che faresti nel giro a anello. Vediamo. C'è quella salita lì, che è, diciamo, alla fine del sentiero in costa e arrivare all'attacco, che è un po', sarà un po' di dislivello. Sì. Suderemo un po'. È all'ombra però. Sì? Ho visto, guarda. Ce la facciamo tutta all'ombra. Sì, ho visto ieri, che mi sembra che il sole arriva qua su sta parete sud, è giusto, parete sud questa, e arriva alle 4, alle 5 arriva. Io presumo che quando noi saliamo su all'intaglio saremo già baciati dal sole, però finché stiamo lì sotto, siamo senza sole, secondo me. Ho visto ieri tornando sulle 4, alle 4, 4 e mezza, iniziavo a vedere a Dolomia tutta bella rosa. Però noi abbiamo notato che di sotto, nel sentiero che si fa per arrivare lì al Vaiolon, c'è tutta roccia sedimentaria, no? Sì? Si vedono proprio, sì, gli strati benissimo.
che sono strati diversi dai nostri dell'Appennino, perché i nostri sono gialli e grigi, questi invece sono più rosa, anche negli strati. E invece sopra è diverso, sopra è un'altra cosa, allora, non ci sono gli strati. Assolutamente, nel senso che allora, a quanto ho capito io, qua c'è una base che è di basalto, quindi è una roccia che viene, diciamo, da attività vulcanica. La parte sopra invece, quella, diciamo, dove inizia a trovare il sedimentario, dovrebbe essere qualcosa che ovviamente è dato dalla mare. Sedimentazione del mare. Sì, arenaria e marna, quella roba lì. E quindi penso questo, sopra... la parte sopra non ho idea di come potrebbe essere, anche, faccio per dire, un qualcosa che è stato spinto lì. E è arrivato lì attraverso un movimento tipo di ghiacciaio dalla parte dietro. E via Cristo Mannos, di scienze naturali, che spiegano dismessa dal 2015. E anche perché la geologia di ognuna di queste montagne è la geologia Praditori, cioè, che arriva là in cima, la stessa base, strato intermedio, che funziona solo d'inverno, magari anche una attaccata all'altra. Infatti fa vedere lì proprio con una specie di plastico, sai quello fatto con i colorini, tipo le mappe geologiche con i colorini diversi, ti fa vedere che non ce n'è una uguale all'altra, cioè i componenti sono quelli, cioè tipo basalto, calcare, però sono mescolati e stratificati in una maniera diversa. E però queste qui, Dolomiti, hanno questa dolomia che le rende comunque sì, è una, altre, esatto, è un particolare tipo di calcare e contiene il quarzo alla fine, penso che sia, e dà questa particolare, unito anche penso a una componente batterica, che dà questa particolare colorazione. E per dire, la bergamasca c'è la componente batterica è diversa, quindi non hai la parte rosa, ma hai tutta questa buchettatura del calcare. E infatti è tutto bucherellato. No, è dovuto a sti batteri, ecco, che sciolgono carbonato. Ma ieri cos'erano i buchi? Penso, sì. Si capiva che erano buchi, che erano qualcosa. Sì, è dove c'è attività, ecco, dove c'è stata attività, questa roba qua ha scavato, mangiato e portato via. Però ecco, la composizione esatta non te la so dire, ma Maura è più geologa di me, ha fatto scienze naturali, quindi ha fatto più geologia. Tu cosa hai fatto? Io ho fatto agraria e poi un diploma di tecniche erboristiche, quindi c'è facoltà di agraria, e poi ho fatto 3 anni perché mi abbonavano gran parte. Ah, quella là in fondo, sì. Gran parte degli esami, poi a prendere l'altro ci voleva poco, ecco, comunque quelli più specifici di indirizzo, ma parte grossa è stata la prima, mentre la scienza naturale, quindi ha un attimo più di geologia, geopodologia. Ma la mia mamma aveva fatto biologia, era carino quando giravi per boschi perché ti insegnava un sacco di roba divertente. Sì, assolutamente, ecco, ho insegnato anche a Padova per un po', proprio in facoltà, fisiologia, cioè il dipartimento di fisiologia, quella che faceva tagliare le rane, aprire, esatto, aprire le vongole. Ecco, qui quello che dicevo, vedi che la fune non entra dentro la stazione, ma passa fuori? L'hanno sollevata all'intermedia. Normalmente qui la fune entra dentro e le seggiole rallentano, invece qua rimane fuori, cioè d'inverno entra dentro, invece adesso non rallentiamo nemmeno. Le spazzole di quella roba lì. Esatto. A ritorno ho notato che passa addirittura sopra. Quello è, sì, certo. Però quella è una cosa non modificabile da estate a inverno, quello è così, la seggiovia è stata fatta asimmetrica perché l'intermedia in discesa non serve. Pannellino. No, scontrino, aspettavo di trovare il cestino quando ero su, ma mi è caduto adesso. Non trovi mica qua i cestini, No, per portarli da casa. Perché è rifugio, pensavo, che non trovo un cestino. No, non c'è niente, devi portarti via tutto. Va bene, ci sta, ecco, però mi va bene, capito, magari quando vai a fare 4.000 metri, sai, mi spero qua, sei una seggiovia, un sacco puoi portarti. Poi esatto, magari l'afflusso è anche quello che è, quindi ecco, sentire, ecco, anche qua guarda che vede tutto il sedimento, c'è tutta la fascia che si vede il piede, quello è il sentiero che abbiamo fatto ieri, che è praticamente tutto un gradino, quindi insomma molto facile. Guarda il latte, Marco, com'è bello in luce, ci sbatte la mattina.
Piacerebbe tanto vederlo con la neve e poter venire giù da quella pista. Chissà se potremo farlo il prossimo, ho qualche dubbio. Deve stare anche a te, l'Atemar è tra virgolette pericoloso, no? Nel senso che... La montagna, eh? Sì, sì, eh. Sì, sì. Lascia giù una marea di roba. Infatti è pieno di paravalanghe. E poi è sempre pieno di nebbia. Sì, sempre... È sempre nebbia, sempre nebbia. E l'altra cosa, esatto, infatti l'altro giorno c'era qualcuno che sono andati a fare il labirinto. Ieri. Esatto, e diceva, oh ragazzi, è pericolosissimo. Cioè, state attenti, fatelo in un certo senso, non fatelo in un altro, perché sennò siete sempre sotto scarica, ecco. Infatti l'Atemar è una montagna poco battuta, non ha rifugi, perché comunque si può praticare proprio solo in un giorno come oggi, sarebbe da l'Atemar. Ma appena vedi una nuvola, è l'Atemar. Oppure, con voglia di prendere pioggia. La pioggia, vabbè, ma è la nebbia che dopo sei tu dove sei. Esatto, se non conosci assolutamente. Ma anche se conosci qua è tutto uguale, se non vedi. Ci deve essere qualcosa. Ah, qua? No. Qua che funzioni. Aspetta. Vedi, sbaglio l'on pass, sì.